Cari giovani, mi fa tanto piacere stare con voi, non posso nemmeno descrivere cosa provo nel mio cuore, perché pensavo di non poter venire mai più a Medjugorje, invece guardate, Medjugorje è venuto a me. Sono proprio contentissima, piena di gioia indescrivibile, ma oltre a questa gioia io sento anche il tremma, cioè una paura. Come parlare davanti a tutti voi, devo parlare di mia vocazione, ma io ho capito che tutto questo dono di Dio, Lui mi ha dato tutto e io adesso questo devo condividere con gli altri, non devo tenere solo per me. E sicuramente io volevo evitare questa testimonianza. Ringrazio perché avete proposto la mia testimonianza per il festival, perché io dicevo, tra me e voi sicuramente avete tante altre offerte, non scegliete sicuramente me, e io ho pregato anche per questa intenzione, per non essere scelta, invece si vede che il Signore ha voluto diversamente. E poi dicevo, ma come scelgono me, ma come posso parlare, io non so parlare, non sono un narratore, come posso parlare davanti alla gente? E proprio quel mese la Madonna nel suo messaggio ha detto, allora i figli testimoniate, siate fieri perché siete risorti in Lui, allora la Madonna invita noi a testimoniare. Poi ho aperto anche la Bibbia, una citazione, cosa diceva Gesù, e Gesù dice nel Vangelo secondo Giovanni, dice, e voi testimonierete perché con me siete dall'inizio. Allora ho detto, va bene Gesù, vedo che questa è tua volontà, che devo testimoniare, ed ecco adesso sono qui con voi. La mia vocazione sale alla infanzia. Io vengo da Ramma, più o meno 100 km al nord di Medjugorje. E già da piccola mi ricordo che mia madre mi portava a Santa Messa e io so che mi piaceva ascoltare i canti in chiesa, perché mentre sentivo questi canti venivo toccata nel cuore, anche se logico non capivo nulla perché ero piccola. Invece mi faceva piacere cantare, cioè non c'era niente di particolare durante la scuola, la situazione familiare era un po' diversa rispetto agli altri ragazzi, perché mia madre lavorava all'estero e noi siamo stati a casa con il padre, eravamo 3 figli. Poi è avvenuto qualcosa che ha cambiato mia vita. Quando avevo 11 anni il padre si è malato ed è morto. Questo per me era un periodo molto difficile, per me e per tutta la famiglia, ma ecco, con l'aiuto del Signore abbiamo potuto superare tutto questo. Mia madre ha continuato a lavorare all'estero per sfamarci, mantenere i figli, fratello e sorella, sono rimasta io da sola e magari sono cresciuta prematura, prima degli altri ragazzi, ma adesso vedo che tutto questo doveva andare così perché era tutto piano del Signore. Poi un altro cambiamento è arrivato a 15-16 anni a scuola superiore, quando sono andata a Mostar dove sono iscritta alla scuola superiore, e poi ho iniziato con Egifra, Gioventù Francescana, Fraternità dei Giovani che vivono il Vangelo seguendo San Francesco d'Assisi. Questa Gifra veramente mi ha cambiato, una cosa indescrivibile, perché è proprio giusto, è anche una cosa positiva quando i giovani partecipano a una cosa religiosa, perché mi ha formato come persona, ha formato anche questa vocazione. Questo stare in compagnia dei giovani mi ha aiutato anche a liberarmi, perché ero una persona molto chiusa, più o meno tutto andava e mi portava verso Dio, verso Cristo, questa compagnia, questo stare insieme. Sempre andavamo a Santa Messa, all'adorazione eucaristica, andavamo a Medjugorje, tutto questo ha influenzato sulla mia via, sulla mia strada. Poi è avvenuto qualcosa di particolare quando ho cominciato a leggere la vita di San Francesco, e per mezzo di lui sono arrivata a Santa Chiara, e poi sono stata toccata proprio nel cuore leggendo la vita di questi due santi, cioè questo modo di vivere.
E io ho pensato, ma io non posso vivere così perché loro hanno vissuto nel XIII secolo, questo non è per me, perché logico, io ho guardato come oggi dovrebbe vivere San Francesco, ma tutto questo lasciava delle tracce dentro di me, non mi lasciava in pace. Allora mi sono chiesto, ma è possibile vivere oggi così? No, io continuo con la mia strada. All'anniversario delle apparizioni, 25 giugno del 2011, insieme alla famiglia sono andata a Medjugorje. E lì è avvenuta una cosa meravigliosa. Prima della Santa Messa, noi siamo andati con la Via Domini verso Cristo Risorto e io mi ricordo benissimo di questo dettaglio lì, su quel prato c'era tanta gente, erano radunati attorno a una persona e mi ha spinto qualcosa nel cuore per andare a vedere cosa è lì, la gente piange, se ne va via, non posso guardare invece, io venivo attirata per andare proprio lì e quando mi sono avvicinato ho visto una giovane persona sdraiata per terra, come morta. In lei c'erano delle reazioni strane, due o tre persone la trenevano, bloccata, ma lei aveva sicuramente problemi spirituali. Lei gridava, urlava ed è la prima volta che io ho visto una cosa del genere. Il sacerdote pregava sopra di lei e qualcosa mi ha spinto di cominciare a pregare per questa persona, non so perché, la vedo per prima volta nella mia vita, ma avevo questa intenzione di pregare per lei. Abbiamo pregato tutti per lei, in un certo momento lei è guarita, cioè è guarita da questa sua situazione, se n'è alzata, era una persona completamente nuova. Allora io ho capito in quel momento che il male esiste, che il diavolo esiste, che lui aveva attaccato quella persona. Poi in quel momento ho saputo anche che Dio è più forte del male e che può vincere tutto quando noi crediamo in lui, quando crediamo anche nei suoi servi, cioè i sacerdoti, perché questo è avvenuto per mezzo di quel sacerdote e questo nel mio cuore ha fatto un cambiamento, cioè io posso dire che quella era la mia conversione, perché fino a quel punto ero un credente, un fedele tradizionale, invece da allora è cambiato qualcosa. In quel momento ho pianto tantissimo e ho ringraziato il Signore perché è grande, che è potente, perché ci ama tanto. E da quel momento è iniziato il mio cambiamento, anche se non ero consapevole in quei momenti. Poi c'era un'adorazione eucaristica per le vocazioni spirituali, erano presenti tutti i giovani francescani della Gifra. Io ho pregato per le vocazioni spirituali e dentro di me sento di nuovo la voce. Ma perché tu non potresti rispondere a questa vocazione? Allora io mi sono chiesto, ma cosa adesso? Mi sono spaventata di questi pensieri. Non ho detto no, questo io chiudo dentro nel cuore, non dico a nessuno nulla, nessuno saprà. Io nella mia testa avevo già dei certi progetti, certe idee. Quando sono venuta alla Gifra e quando ho visto come vivono questi giovani, questo entusiasmo mi ha avvolto e già avevo dei progetti, trovare un ragazzo, un credente, avere la famiglia, i figli, ma tutti possono andare nel convento, ma non io. Così pensavo io. E io veramente ho messo nel mio cuore, nel profondo, ho cercato un ragazzo che dovrebbe essere molto devoto, cioè ho già immaginato il ragazzo come lo volevo io. E poi ho cominciato anche a scrivere con un ragazzo e abbiamo deciso di andare insieme al Festival dei Giovani, insieme con gli altri della Gifra. Questo era Mladifest, cioè Festival dei Giovani 2011, ed era il primo festival che ho partecipato io. E mentre Fradranco parlava delle vocazioni spirituali, lui ha parlato, cioè ha detto a tutti i giovani che sentono vocazione dentro di sé di venire sull'altare. Allora anche io ho voluto andare insieme a tutti gli altri giovani, ma come possono andare? Cioè per me era una vergogna. Adesso ho una relazione già con questo ragazzo, ci scriviamo l'uno all'altro, ma io non vado. No, no, va bene. Allora ho detto no, ma ho detto dentro di me, Signore, se tu mi stai chiamando, tu mi farai vedere in un altro modo. Io ancora non volevo dire a me stessa di avere questa vocazione, fuggivo proprio da questo. Va bene, questo è passato così e tutta la scuola superiore che è durata 3 anni è andato così. E come Dio ha visto che non può arrivare fino a me,
ha cominciato a mandare le persone, i giovani della Gifra, che pensavano anche loro vocazione sacerdotale, quelli che hanno deciso già di andare nel convento, e mi hanno detto: ma anche Brigitte, anche tu hai questa vocazione, ma è visibile, vediamo tutti, ma è inutile che voi vedete se non vedo io, se non sento io. Cioè no, io mi sono opposta, non permettevo a nessuno di parlare questo, anche se mi chiedevano e dicevo di no, negavo questo perché io avevo dei miei progetti, delle mie idee, no, vocazione no. Allora questo è durato più o meno fino ai miei 18 anni, fino al quarto anno della scuola superiore. Allora in quel momento io ho visto che tutti i miei amici vanno nel convento, quelli che hanno deciso convento, alcuni che hanno deciso facoltà, sono andati in facoltà, all'università, ma cosa faccio io? Da una parte mi attira vita nel convento perché vedo che dentro di me cresce questo e che questa vocazione esce sempre di più fuori, adorazione eucaristica eccetera, invece dall'altra parte era bello essere la madre, avere i propri figli, allora... Cioè io mi sentivo divisa, cioè ero come una corda che adesso vi faccio vedere come questa corda, cioè, mi tira da una parte, mi tira dall'altra parte, allora o questa corda si rompe a metà o va completamente da una parte, deve accadere qualcosa. Io ho capito in quel momento che questo devo condividere con qualcuno, non posso più tenere dentro di me, perché era una grande pressione, devo decidere e non so cosa decidere, e allora ho deciso di parlare con un sacerdote che conoscevo, e per me era importante che qualcuno mi dicesse: questo non è per te, questo non è vocazione per te, perché tutti dicevano sì, invece io cercavo qualcuno che mi avrebbe detto no, non è per te, perché così starei meglio. Invece questo sacerdote, come avesse sentito questo quando io gli ho raccontato tutte le mie preoccupazioni, i miei progetti, cioè tutto quello che vivevo, le difficoltà eccetera, e lui mi disse: ma per chiederti adesso, in questo momento, se adesso dovresti decidere, in questo momento cosa avresti scelto, essere la madre, avere i propri figli o saresti andata nel convento? E io proprio di colpo sarei una madre con i figli. E lui mi disse: va bene, forse questa è tua vocazione, va bene, ti iscrivi a teologia, sarai insegnante, un catechista, andrai a chiesa, magari questa è tua vocazione. Ma come lui diceva questo, dentro di me è cresciuta inquietudine, perché in quel momento ho capito, no, il mio cuore vuole qualcos'altro. E lui, come se avesse sentito questo, mi disse: ecco, in questo momento io ti darò un momento di una suora, così che lei ti dice anche dal lato femminile, così che non sono solo io a parlare. E io ho accettato questo, ho chiamato questa suora, siamo messi insieme a parlare, e lei mi disse: no, è evidente che tu hai le vocazioni, hai tutto quello che serve per vocazione, ma nessuno può dirti che tu hai questa vocazione e che deve decidere per te, sei tu a dover prendere la decisione. Allora, ma come decidermi? Io non sapevo adesso, allora come fare questa decisione? È una cosa così difficile, in quel momento sembrava impossibile, molto difficile. Allora lei mi ha dato un impegno, perché l'estate di leggere la vita dei santi tutta l'estate, e poi mi disse: dai, prega una novena allo Spirito Santo e questi 9 giorni preghi per decidere cosa vuoi, quello che sarà tua decisione, se convento non pensare più alla famiglia, se la famiglia non pensare più il convento, semplicemente tu prenderai la decisione cosa è, se no tu scoppi. Allora io mi sono spaventata di questa novena, come in 9 giorni posso decidere cosa è per me? Ecco, di nuovo Dio ha avuto i suoi progetti di liberarmi di tutto questo. Lui aspettava solo il momento che io mi abbandonassi a lui, perché io tenevo tutto nelle mie mani e non permettevo a lui di avvicinarsi a me, letteralmente così, non gli permettevo di avvicinarsi. Allora io ho detto: io vado a Međugorje all'università delle apparizioni e vado a piedi, perché mia madre mi capisce, lei sa come io sto e lei sicuramente saprà cosa è giusto per me e lei mi aiuterà. Io ho chiesto di aiutarmi di prendere la decisione, io con queste intenzioni andavo a Međugorje, è logico.
E io ho mandato anche al sacerdote, a quale ha detto tutte queste mie indecisioni, e lui mi raccontò una storia breve. Lui dice: quando un pescatore pesca un pesce e lo prende, più quel pesce si muove lì, gli fa più male. Così anche Dio, quando pesca gli uomini, più loro vogliono scappare via, gli fa più male quel gancio, invece devono abbandonarsi per vedere che è Dio a guidarli. Allora io ho capito in quel momento, allora io sono quel pesce, mi comporto proprio come quel pesce. Allora in quel momento a Medjugorje ho deciso, io vado al Signore e faccio quello che Dio vuole. Io mi abbandono a te, Signore, quello che tu vuoi io faccio. Se tu mi fai vedere che devo andare a sole, vado. Se mi dici che devo andare a famiglia, vado in quella direzione. Guidami te, Signore, perché io adesso non so cosa fare, non so più nulla, non posso sopportare più questa situazione, e io so che tu mi guiderai. E mi sono abbandonata nelle sue mani, a lui, per guidarmi. E in quel momento Dio ha potuto operare nella mia anima, perché fino a quel momento sono stata io a tenere tutto nelle mie mani, invece in quel momento mi sono abbandonato a Dio e ho lasciato tutto guidare da Lui. E poi dopo c'era la festa dei giovani 2013, al giorno d'oggi, 2013, a Santa Messa, io ho sentito una cosa meravigliosa, qualcosa che in me ha cambiato tutto. E da in quel momento io ho detto il mio sì al Signore, e questo sì rimane pure oggi, e questo sì chiaramente rimane per me tutta la vita. Durante la Santa Messa, mentre il sacerdote faceva una omelia di Maria, il mio cuore è stato toccato fortemente e mi sono messa a piangere. Ho pianto tutto il giorno, ma dentro di me io vedevo me stessa come su una mano, mi vedevo come sul palmo della mano di Dio, e io dentro nel mio cuore ho sentito la voce: ti chiamo per tanti anni, perché non rispondi alla mia chiamata, perché fuggi da me? E io sapevo, ecco, questo è quello che aspettavo, ecco, questo è quello che è per me. In un attimo sono passati tutti 3 anni di mia fuga da Lui, da questa vocazione. Ma ho chiesto: ma perché fuggo? Perché vado via? Nel mio cuore ho sentito un amore immenso, non sapevo dire di no. Allora in quel momento ho detto: sì, eccomi Signore, mi abbandono a Te, mi abbandono completamente, guidami avanti, sii Tu a guidarmi. Ecco, in certo momento, come se una pietra cadesse dal mio cuore, quando ho preso la decisione, ho visto: sì, questo è giusto, vado in convento. Allora io ho pensato: quando mi decido, tutti i problemi scompaiono. Invece solo allora sono arrivati altri nuovi problemi. Io ho detto questo a mia madre, che io vorrei andare in convento, che ho sentito questa vocazione. Lei già prima ha visto che sono un po' diversa dagli altri, eccetera, no? Ma in quel momento lei mi ha guardato e addirittura abbiamo litigato. Lei mi ha detto: ma appena ti ho fatto crescere un attimo, hai 18 anni, invece di aiutarmi per far crescere fratello e sorella, tu adesso vuoi andare via e lasciarmi da sola. E io poi mi sono fermata: ma Signore, ma veramente lei ne ha bisogno di me? E allora ho detto a Dio: se questa è la vocazione da te, allora tu mi aspetterai quanto è necessario. E adesso servo molto di più a mia madre, lei ne ha bisogno di me. Allora va bene, ho detto, questo sarà un anno, ma questo poi è andato per altri 3 anni. E poi ero un po' arrabbiata, se si può dire, arrabbiata con Dio. Allora, perché mi ha fatto capire che qual è la mia vocazione, di sentire tutto questo suo amore, e adesso devo aspettare? Ma perché non posso andare subito come tutti gli altri? Cioè, altri ragazzi e ragazze hanno sentito questa vocazione, sono andati via nel convento, invece io devo aspettare, tutti sono andati via, io devo aspettare. Allora io ho detto a questi ragazzi della Gifra, che in 12 siamo quelli che sono negli ultimi 6 anni andati nel convento, e Dio li mandava tutti a me per dirmi, cioè per dirmi tramite loro, che anche io ho questa vocazione. Ma questo non mi aiutava, finché io nel mio cuore da sola non ho deciso: sì, questo è giusto, finché il Signore non mi ha fatto vedere in modo chiaro che questa è la mia vocazione. E questo periodo di attesa era per me difficile, perché devo aspettare, perché devo
aspettare ancora, anche perché io non sapevo ancora dove devo andare via, perché questa è una vocazione spirituale, perché non mi è stato detto quale convento devo andare via, ma io nella mia testa avevo la visione, vado lì dove sono andate anche altre mie amiche, in un ordine delle suore, un ordine aperto, non ho pensato a altre cose. Poi mi ha dato una mano un sacerdote, potete immaginare, di nuovo al Festival dei Giovani l'anno prossimo. Lui mi disse: ma questa attesa non guardare solo come una catastrofe, ma guarda questo come una grazia che il Signore ti ha dato, perché in questo periodo, in questi 3 anni, tu hai pregato, dovevi aspettare, ma tu potevi vedere anche se questa vocazione è davvero con te, cioè puoi provare nel mondo certe cose, così quando entri nel convento non ti chiedi perché non ho provato questo, perché non ho visto quello, cioè semplicemente vede in modo chiaro e tutto, così alla fine prende una decisione. E poi se in 3 anni rimane questa vocazione, vuol dire che è una vocazione giusta, invece se scompare vuol dire che non era neanche per te, è meglio aspettare 3 anni e fare così. Allora mi ha detto che in questo periodo potevi tu perfezionarti nelle tue virtù, nell'attesa, nella pazienza. Ho detto va bene, allora questo sicuramente mi ha dato una mano in quel momento, mi ha tolto un po' di peso che sentivo dentro di me, allora mi sentivo meglio. Allora ho detto va bene, aspetto quanto è necessario, ma la vocazione dentro di me rimane. Allora io mi sono iscritto a esercizi spirituali di Sant'Ignazio. Ecco, ogni giorno posso meditare Sacra Scrittura, un'ottima occasione per rimanere sempre in questo spirito. Logico, andava a Santa Messa, all'adorazione eucaristica e altre cose, e durante queste meditazioni io, come se il mio cuore avesse sentito desiderio di una preghiera più profonda, qualcosa che lì dove sono non posso avere. Sì, io ero contenta, felice, pregavo, ma mi mancava qualcosa, nel mio cuore mancava qualcosa. Io cercavo di fare qualcosa di più, ma non sapevo cosa è. Così, per mezzo di questi pensieri, questa fame del Signore, sono venuti dei pensieri anche di una clausura. Io mi sono spaventata. Allora, avevo bisogno tanti anni per decidermi di entrare nel convento, adesso ancora clausura, ma che clausura? Cioè, per me questo era incredibile. Poi, io, una persona molto aperta, cioè mi piace stare in compagnia dei giovani, come adesso chiudermi tra i giovani, e questo per me era impossibile. Invece sicuramente Dio aveva dei propri progetti che noi in certi momenti non possiamo vedere. Probabilmente questo era periodo di attesa, perché non voleva farmi capire subito che per me è clausura, perché io non avrei potuto accettare subito questa cosa, ci voleva del tempo che questo maturasse dentro di me. E ho incontrato una suora di clausura, ho detto va bene, non c'è nessun altro che potrebbe aiutarmi più di lei, perché lei ha questa esperienza. Allora io a lei ho raccontato questi miei pensieri e lei mi disse: io non posso dirti se tu hai questa vocazione per clausura o no, ma ecco, io ti do 2 libri, una da Santa Chiara d'Assisi e l'altra da Santa Teresia di Avila. Queste sono 2 suore che hanno fondato 2 ordini, Clarisse e Carmelitane. Leggi questi 2 libri, se il cuore ti attira, allora questo è per te, allora segui questa voce. Allora io pensavo: allora Signore, ma tu puoi parlare per mezzo del libro? No, ma va bene, dai, intanto leggo questi libri. E quando ho letto il libro di Santa Chiara, era questo, era quello che cercavo, perché io ho sentito qualcosa profondo nel mio cuore, ma io vorrei vivere così, perché questo è quello che cercavo, questo è quello che voglio. Ma poi è subito entrata una certa paura, come non so, è una certa paura di una recinzione, di clausura, cioè questo per me era terribile. Ma io non avevo l'esperienza di questo modo di vivere, non ho mai incontrato le suore di clausura, non sapevo cosa fare, dovevo cercare qualche consiglio, perché questa paura era proprio grande, grandissima. Allora io ho fatto esercizi spirituali di silenzio
e poi quando la bocca si chiude parla il cuore, allora lì si è schiarito tutto, tutto quello che ho accumulato negli anni, anni, la mia fuga dal Signore, e allora tutto questo è uscito fuori, si è schiarito. Poi mi ha dato un sacerdote, quando mi ha detto: per te sarebbe modo migliore di andare a fare un'esperienza in un convento di clausura, perché esistono queste possibilità di andare a fare un'esperienza di qualche giorno. Io non sapevo che c'è possibilità. Lui ha detto: sì, puoi andare qualche giorno senza doveri, senza obblighi, basta andare lì, vivere con loro qualche giorno la loro vita per vedere se questo è per te. Tu non gli devi dire nulla, basta che fai questi giorni con loro. Ho detto: benissimo, vado lì dove è più vicino. Ah, sono venuta proprio in questo convento di Brestosco, che è vicino, perché per me era più vicino. Allora sono andato con il pensiero: io vado lì così che non mi piace, vado a vedere che questo non è per me e poi torno ai miei progetti, continuo con le mie idee. Poi invece Dio ha fatto un'altra sorpresa, perché quando sono arrivata qui, un giorno di vita qui, questa preghiera, 7 ore al giorno si prega, tutta questa pace, questa gioia che ho provato per me era sufficiente per capire che Dio ha bisogno di me proprio qui. Cioè io non ho neanche pensato a un altro convento, di andare a fare qualche altra esperienza. Io già quel giorno, primo giorno, sapevo che questo è quello che è per me, ma non volevo accettare, perché il cuore ha accettato, ma razio no. Ci voleva qualche giorno ancora per capire. Io alle suore non ho detto nulla, ho detto solo a me nel mio cuore: se questo è veramente per te, Signore, tu mi darai forza di accettare questo, perché questo per me è inaccettabile. Allora, se, anche se questo piace al mio cuore, ma la mia testa non può accettare questo, allora mi dovrei dare qualche altro segno per aiutarmi. Io parlavo così in modo chiaro con Gesù e io credevo che lui mi avrebbe dato questo segno, che mi avrebbe aiutato, perché questo è suo. Io avevo dei miei progetti che erano completamente diversi dai piani del Signore, e adesso quando mi sono abbandonata a lui, quando sono messa nelle sue mani, ho lasciato a lui guidare, ed è andato proprio così. 3 mesi dopo io di nuovo vengo a Medjugorje, vengo di nuovo da mia madre, vengo sulla collina delle apparizioni e dicevo a mia madre: solo tu puoi aiutarmi, solo tu mi capisci, mi comprendi, tu sai in che stato si trova mia anima, tu sai quanto grande è questa attesa, questa incertezza se Dio mi chiama in clausura, in recensione. Erano le domande che venivano. Poi quando sono arrivati questi pensieri di clausura, venivano diverse tentazioni, anche quella che non potrai mai venire in Ramma, a casa mia, non potrò mai stare in compagnia con i miei amici, potrò venire lì dove stavo così bene, che mi piaceva, poi non potrò mai più venire a Medjugorje. Questo per me era tanto difficile che mio cuore non poteva accoglierlo. Allora sempre mi venivano i pensieri: non potrei fare questo, non potrei fare quello, nulla di positivo, solo negativo, mi colpiva da tutte le parti. Ecco, io ho detto tutto questo a mia madre e poi sono andato a pregare Rosario per questa intenzione, che lei mi schiarisce queste cose, che lei mi dà un segno che mi porti sulla via di Gesù. Allora, in quel momento, un'altra grazia del Signore è avvenuta. Io in un certo momento mi sono messa a piangere e quella statua sulla collina delle apparizioni semplicemente è scomparso davanti a me. Io nel mio cuore vedevo la statua della Madonna qui in questo convento. Noi abbiamo qui una statua in una grotta, e io ho sentito una voce che mi diceva: questo è tuo Medjugorje, tu riceverai tutto quello che hai desiderato e hai voluto. E io sapevo, allora questa è la Madonna, lei mi sta dando questa grazia, io sapevo che questo è giusto. Allora tutto questo praticamente si è schiarito, i pensieri, le tentazioni sono scomparse, tutto è scomparso, io sapevo, ecco, questo è qui, Gesù ha bisogno di me, qui mi sta chiamando, qui. E io ho detto subito questo alle suore, c'era una immensa gioia indescrivibile. Allora questo è giusto, so dove devo andare. E poi serviva ancora un anno
e che finché io entro in convento, perché dovevo finire all'università, e questa per me era difficile, c'erano tantissime tentazioni da tutte le parti, c'erano delle paure. Ma cosa se questo non è decisione giusta? Cosa se questo tutto sono solo i miei desideri, i miei pensieri? Se Dio ha preparato per me qualcos'altro, invece io vado su questa strada sbagliata? Cosa se entro nel convento e poi devo uscire perché vedo che non è per me? Allora mille domande. Cioè, continua tentazione per scoraggiarmi, finché in un certo momento ho detto basta, non me ne frega niente, se questo serve per mia umiltà per entrare e poi uscire, accetto anche questo, perché io semplicemente devo entrare, perché dentro di me, nel mio cuore, ho sentito bisogno di andare, perché Dio mi sta chiamando lì, cioè qui, in questo commento. Tutti questi pensieri come se scomparissero in un secondo, erano proprio delle tentazioni che cercavano di deviarmi da quella via, portarmi fuori, invece grazie a Dio non ho potuto farlo, ma questo sicuramente il Signore mi ha messo a prova, mi ha messo a prova per vedere se sono sicura 100%, anche se io non potevo essere mai sicura finché non entro in convento, e finalmente sono entrata 27 dicembre 2016 a San Giovanni Apostolo. E solo allora, quando sono entrata, quando mi ha dato il vestito, io sapevo questo è quello che cercavo, questo vestito la Madonna ha preparato per me, e per questo io dovevo aspettare tutti questi anni, tanta gioia, tanta pace ha avvolto mia anima, io sapevo questo è quello che cercavo, come se io nascessi qui in questo posto, invece qualcuno mi ha prestato 22 anni nel mondo aperto e poi mi ha riportato lì dove sono nata, lì dove devo stare, devo vivere. Poi mi è venuta la perla del Vangelo, quando l'uomo ha trovato una perla preziosa, poi è andato, ha venduto tutto quello che aveva, è venuto a comprare quel campo dove si trova quella perla preziosa. Così io mi sento in questo convento, io qui ho trovato la mia perla preziosa, mio Gesù. Non mi manca nulla, io pensavo che mi mancherà qualcosa dal mondo esterno, che io qui sarò recinta, chiusa, no, invece adesso nel convento io sento una totale libertà, questa recinzione per me non significa nulla, perché questa è mia libertà, sono libera da questo legame alla tecnologia, al mondo, tutto quello che per me era solo il peso, adesso mi sento talmente libera che io posso appartenere a Gesù e a Lui affidare la mia vita, e logico prego per tutto il mondo i bisogni della Chiesa, perché a questo io sono chiamata. Ed ecco, per la fine io vorrei dirvi due cose. Una riguarda tutti voi giovani che siete lì, l'altra per coloro che sentono questa chiamata spirituale. A tutti voglio dire, allora seguite i consigli che ci dà la Madonna, questi cinque sassi della Madonna, cinque cose che lei ci propone per fare, per superare le tentazioni del diavolo. Il diavolo è forte, attacca da diverse parti cercando cosa divorare, chi divorare. Queste cinque pietre sono la Santa Messa, la confessione, il Santo Rosario, il digiuno e confessione mensile. Cioè tutto questo mi ha aiutato in tutti questi periodi di mia vita dove io dovevo prendere la decisione, perché una di queste pietre mi ha aiutato. Allora io ho capito, e c'è anche Sacra Scrittura che ho saltato, perché la lettura della Sacra Scrittura mi ha aiutato di arrivare alla clausura, cioè questo raccoglimento. Perciò a tutti io direi di seguire questi cinque consigli della Madonna, perché se noi li seguiamo, dice la Madonna, noi apparteniamo a Gesù e potremo superare tutti gli ostacoli che ci mette maligno. Auguro a tutti voi proprio questo. E voi giovani che nel vostro cuore sentite questa chiamata spirituale, magari l'avete già sentito, magari la sentirete a questo festival giovani, sicuramente avete paura, perché anche io ho passato tutto questo, io so come voi vi sentite, ma l'importante è la decisione. È difficile arrivare a questa decisione, avete visto quanto è servito a me per arrivare a questa decisione, ma non c'è nulla di più bello che servire a Gesù.
soprattutto quando lui ci chiama, da tutte le persone del mondo sta chiamando solo a te, vuol dire che sei prezioso, preziosa, Dio, che lui ti ama. E quando sentite questo amore nel vostro cuore, ma come dire no al Signore? No, non è possibile, io non potevo dirgli di no, e sono proprio felice perché ho detto sì, perché ho accettato questa vocazione. Perciò voglio incoraggiare pure voi, con coraggio camminate in questo mondo e dite sì a Gesù, abbandonatevi a Lui, perché quando voi dite vostro sì, Lui comincia ad operare. Finché voi non dite vostro sì, da voi Lui non può fare nulla, come è stato anche con me. Io magari avevo 5 passi, 5 punti che dovevo passare per arrivare al convento. Quando ho sentito la vocazione nel mio cuore e non l'ho accettato, secondo era quando ho accettato di avere questa chiamata spirituale, terzo era la decisione che era più difficile, poi quarto passo era di scegliere la comunità dove vivere, e quinto è definitiva entrata, cioè entrare definitivamente in comunità. Questa era mia strada, ma Dio chiama ciascuno di voi per una certa strada che Lui ha preparato per voi. Ciascuno di voi è chiamato a trovare cosa Dio vuole da voi, dove ha bisogno di voi. Perciò con coraggio avanti, non abbiate paura di nulla, perché Gesù è con voi, la Madonna è con voi, loro vi amano e cercano, chiedono da voi di appartenere a loro completamente, di essere sale della terra e luce del mondo. Ecco, vi auguro questo, di trovare la propria strada. Io pregherò per voi e sicuramente mi raccomando nelle vostre preghiere, soprattutto questi 6 giorni, io pregherò così che il Festival dei Giovani vi aiuti come a me ha aiutato, così che può aiutare a voi questo luogo di raccoglimento, di preghiera, di silenzio. Su questa strada vi accompagni intercessione della nostra Madre Regina della Pace. Il Signore vi benedica.